Signore, abbiamo letteralmente speso quasi un'ora, un'ora e meno 5 minuti. Abbiamo speso un'ora e meno 5 minuti per fare il livello, non perdere tempo, per prendere 4 gemme. 4 su 6 in avo detta normale. 55 minuti perché sbagliavo il pezzo del pangolino che cucina. Il tempismo di merda c'avevo, ragazzi. Adesso ce la lasciamo. Adesso la gemma di botte volevo prendere, ma adesso lascio stare, ragazzi. Passiamo all'undicesima dimensione, che nome strano, ambientata nel 1954. Andiamo, da come potete ben vedere lì a sinistra si può ben indovinare che sia il boss in nostro livello, perché vi ricordo, siccome nell'altro mondo del pantano del Zazà c'è la maschera, allora qui nell'undicesima dimensione ci sarà l'ennesimo boss. Chi sarà mai il boss con quel dirigibile tanto familiare a sinistra? Andiamo, isolate dalla neve, qui ci sono 6 livelli da fare, 6 livelli. Cassetta, c'è la cassetta, c'è la cassetta. Andiamo, chi sarà mai il boss? Ah, vi dico, sono molto più simpatici i livelli della neve qui rispetto a Crash 2. Ve lo dico, sono molto molto più simpatici. Ricorda Scaland Swap Force, ma ok. Soprattutto quel pezzo con i blocchi che avete visto nella schermata. Ecco un altro di quei momenti in cui fanno battute, riferimenti, battute, umorismo molto velato, cioè nel senso che fanno riferimento a qui la linea temporale, ricordiamoci, subito dopo Crash, e quando la Nidori dice stiamo vedendo di più, è un riferimento velato al fatto che sono uscite una marea di giochi prima di questo. E ok, a parte questo, ragazzi, già i pezzi col ghiaccio come sono stato fuori, che palle. Qui ci sono degli zombie dal gelo che. Oh, vediamo un po' qui. Finalmente vediamo in azione. Vedevamo in azione Capunawa. Pensavo di poterlo far fuori questo qua, ma a quanto pare non posso farlo fuori. Vi vuoi? Oh, le. Allora, col triangolo R2 rallentiamo il tempo solo per qualche secondo. Infatti, vedete che dopo va via. Ok, sì ragazzi, il boss di questo livello, questo mondo è il dottor Cortex. Comunque sia, piccolo suggerimento per i direttori di doppiaggio: non fate dire Crash Bandicoot, 12 Crash, 11 Crash Bandicoot, 12 Crash Bandicoot. Non puoi dire metà pronuncia in italiano e poi la dici in inglese. Non puoi, un italiano e un inglese. Cioè, porca vacca, perché non sarebbe sbagliato dire Crash, però lo devi dire Bandicoot, perché per l'appunto lo dici in modo italianizzato. O dici Crash Bandicoot, porca puttana che ho rallentato nel. Ok, vai. Sta cosa del rallentare tempo mi ricorda troppo The Age of Spyro The Eternal Night, dove gli Spyro aveva il potere di rallentare il tempo. Mannaggia, eh sì, vabbè, ma ha colpito quei pesci spada mentre rientrava. Ah, c'avevo ancora la maschera, l'avevo notato. Ok, posso terminare anche prima del tempo previsto. Aia. Ovviamente posso annullare il potere di rallentare il tempo anche prima del previsto, eh. No, che ho sbagliato. E cos'è che stavo dicendo? Insomma, mi piacciono da matti sti riferimenti che fanno felati agli altri giochi. Avevo detto che sono più simpatici. Avevo detto che sono simpatici sti livelli. Bene, mi sto ricredendo, porca troia, ma è bloccata a 100 anni sto punto. Ah, stavo dicendo. Il boss di sto livello è Cortex. Oh, sono riuscito a farlo a dirlo.
Ah, dovevamo prendere il nostro flashback, giusto? Allora riavviamo perché dovevamo evitare di morire più di una volta, siamo morti. Non dobbiamo morire, ragazzi, ricordiamoci che se vogliamo prendere il nastro dovremmo arrivarci senza morire. Quindi rifacciamo il livello perché dopo 5 minuti perché devo... siamo morti. Riavviamo, adesso sicuramente ci sarà il filmato. Ah sì, stavo dicendo, fate pronunciare Crash Bandicoot o Crash Bandicoot, potete fare il mix. È come se in Spyro, nella United Theater, a un certo punto Ripto da Crash sarebbe passato a chiamare il suo scagnozzo Crush, cioè passava alla pronuncia italianizzare, cioè non ha senso. Basta. Ok. Questo aveva per forza il potere del tempo perché altrimenti non si passava. Ok. Attenzione, là c'è un relitto bellissimo. Ovviamente con una marea di zombie che ci camminano sopra. Solamente 153 casse, ma prima mi sembrava un numero tanto alto, però. Ah, allora, una cosa bella del potere di cupola, guarda, che siccome possiamo rallentare il tempo, possiamo saltare sulle nitro e andarcene prima che esplodano. È bellissimo. Ok, poi dopo ovviamente ecco. Ok, ecco lì che ribalta, poi saltinate. Ghiaccio del sto cazzo. No. Ok, siamo... Ok, l'ho preso tu. Calma. Ok, le ho prese tutte, vai. Cassetta deve essere più avanti. Ah, sto qua l'ho fatto fuori saltando sopra, ecco. Ok, andiamo. Attenzione! Mannaggia Cortex, ci ha fatto saltare in aria il relitto, ma come passiamo? Ah già, ci sono i pezzi di ghiaccio che scendono giù dalla cascata, proprio. Questo è proprio classico per usare il potere del tempo, rallenti tutto in modo da poter saltare sui blocchi che cadono giù. Ok, vai. Checkpoint e lì c'è la videocassetta. Oh, il nostro flashback, continuo a chiamarlo videocassetta perché sono delle videocassette, ma... Si chiama un nostro flashback. Allora, questo è normale. Qui dopo un po' vanno via, giusto? No! Guarda lì che marci! C'è qualcosa qui in fondo. Una cascata, c'è, ok. Ho preso... Ok, ragazzi, ho preso la probabile cassa che avrei rischiato di mancare se non fossi... se non avessi atteso. Se non avessi guardato fin dove arrivassero i blocchi. Non c'è niente. Gemma nascosta.
E se riesco a prendere tre gemme Buppa, 4 le abbiamo già assicurate. Guarda come guarda male sto qua. Mi ricordano molto questi tizi, quelli soldati del ghiacciere di Dante, sempre il viaggio allo spario, ma è New Beginning, non so se vi ricordate ragazzi, sarà per il fatto che sono verdi. Giustamente sono verdi, perché guarda che guarda qua. Come cazzo pensi di diventare questo giorno qui con il colore della pelle? Perché lì c'è un pinguino? Sembra con la faccia soldato dei pinguini di Madagascar. Facciamo un attimo di qua adesso. E speriamo che non ci fosse. No, non vorrei che facesse gli stronzi, capito? Che è un blocco di ghiaccio, va benissimo. Il ghiaccio, cioè, che scivoli. Ok, ho preso tutto. A programma! È bellissimo il verso che fa Capucupunagua quando la prendi. A programma! Sinceramente suono tribale, no? Adesso qui devo fare una cosa per riuscire ad arrivare al... Sbagliato! Ecco. Basta! Come al solito i primi livelli di un mondo pato che sono facili, relativamente facili rispetto all'ultimo ovviamente. Ovviamente più il livello del mondo è più facile rispetto all'ultimo. Adesso questi ci sono altri blocchi che cadono. Proprio una cosa classica questa, che tu si rallenti il tempo per passare. Ok. E se n'è andata con pura gua. Ok. Ok. Adesso sto qui e aspetto ancora. Ok. Devo vedere fin dove arrivano sti blocchi, perché seriamente poi dopo mi perdo seriamente dei, perché siccome sono infami naturalmente ci metto, sono cominciato a saltare fuori anche le barche. Ok, con calma. Molto. Mi spiace amico. Ok, qui c'è una barca. Ho preso male la mira, scusate. Ok, e siamo a 4 gemme assicurate, perché con quella nascosta che abbiamo trovato. Ok, ci sono, non sono morta, strano. A contatto con il timone non sono morta. Queste barche portano. Quella barca lì c'è proprio per andare da quella parte lì. Forse ci arrivo anche saltando, ma. Guarda, mi fido del gioco e manca 22 casse! Aia. Perché mi ricorda un po' anche Halloween sta musica? Ci sono delle nite. Allora, ci mancano 21 casse. Ne vedo 4 nascoste qui dietro. Adesso ce ne mancano. Non vede. 13 adesso che spacco questa. Ok, dobbiamo trovarne adesso 9, perché ci sono quei due nitro lì che io non tocco. 8, 7, 6, 5 adesso che si spacca, 5, 4, 3, 2, 1, vai che le ho prese tutte! No, ragazzo, no, dai, io non voglio, io non...
No. No, adesso torno indietro, mi prendo quella cassa che ho perso. Io giuro che adesso mi faccio il livello contrario, eh! No, raga, ma dai! Che palle, ero lì tutta convinta! E poi... Bah. Vabbè dai, almeno a quante morti stiamo? A una. Vabbè dai, almeno porto 5 gemme. Adesso rischio di prenderle più 5 gemme. Allora, vediamo se qui, allora, vediamo se conti 4 o no. Allora, dobbiamo arrivare a... Secondo me qui le casse le ho prese tutte, me ne manca una. Allora, dobbiamo prenderne, siccome là ci sono due nidi, la fa saltare in aria, no? Sono... Dobbiamo prendere qua 24, sì, 24. Ce ne mancano 20, 19, 18. Ok, allora 11. Nove. Otto, sette, sei, poi cinque. Quattro. Tre, due, no, uno. Ne manca una. Andatevene a fanculo, ne è mancata una. Dai, dai, perlomeno ho perso 5 gemme. Ma io queste cose lo rifaccio sto livello, voglio vedere quale cazzo ho perso. Cioè io voglio essere, questo qui è uno di quei livelli che si possono completare alla prima al 100%. Io adesso vado, io adesso lo rifaccio per vedere quale cazzo ho perso per strada. Ok, tanto lì si è acceso il mondo. Vediamo un po', 20, intanto siamo al 21% del completamento totale del gioco. Ok, ritorniamo qui nel isolati dalla neve, perché devo trovare la fottuta cassa che ho perso. Perché l'avevo fatto anche bene sto livello, l'abbiamo fatto. Peccato che adesso... Peccato che adesso devo continuare a scocchiolare. Primo e secondo io sono scema. Poi dopo ragazzi il 5 giorno è mercoledì, ok. Ma questo era per un mio appunto mentale. Filmato via. C'è proprio tempo che non stai a carica assolutamente. Ok. Aspetta un attimo. Devo guardare anche intorno, capito?
perché sul ghiaccio vado alla velocità della luce. Tanto qui vedo tutte le che mi rompe, ecco. Ok. Beh, lasci là. Io sono stata alla profondità. Ok, andiamo a prendere 33 casse. Questo solo qua. Mica che flash, no vabbè. E l'avete visto, era 33 il numero. Non sono morta con quale logica. Eccola la cassa! Stronzi, me l'hanno messa proprio nascosta. Perché si è saltato due volte. Eccola la cassa, ragazzi, l'abbiamo trovata! E adesso farò il completamento, me lo date. Me lo date il completamento adesso se riprendo tutto. Adesso apro il segmento con i blocchi. Ok, ricordiamoci che qui in fondo c'è una cassa. Bellissima la musichetta, cosa sono questi segmenti. Vabbè, dai! Con quale logica se la dà anche così? È perché ho pensato, mo' completo tutto senza morire. E lì ho fatto il danno. Ok, non c'è più niente. Ci dobbiamo andare qua. Ecco. Se bisogna guardare, bisogna pure guardare il background per trovare la cassa, capito? Se veramente la cassa, quella cassa lì, però non l'avevo vista. Vedi, l'ho sempre detto che non bisogna fidarsi della telecamera, della cinematica, tipo, a mo' di cinematica, perché... Ti distrae. Allora, su qui dobbiamo fare. Dobbiamo aspettare che ritorni perché dobbiamo. Ok, posto. Ok, siamo a quasi l'ultimo punto, quasi. Ah! Me l'avevo dimenticata!
Ok, siamo all'ultimo pezzo. Cioè, a seconda della zona la musica cambia, è fantastico. Ora sono la mia impressione, ma mi sembra che arrivi un'area nuova cambia. Forse sono le mie persone, ma mi sembra che cambi. Avere un'area nuova cambia, non è più l'arrangiamento che sentivo prima. Oh, adesso siamo a meno 20, quindi meno 18 perché dobbiamo togliere le due nitro. 17, 16, 15, 14. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Oh, Dio mio, ce l'ho fatta. Cassa di merda messa su sullo sfondo, me l'avete messa. Ok, posto. Siccome adesso con completamento 100% di livello mi è tornata la voglia di vivere, torniamo nel patrone del Dozap della gemma di morte di quel livello di merda. Torniamo qui, torniamo qua in questo mondo di merda a fare, non perdere tempo. Non caghiamo le casse stavolta, caghiamo solamente il fatto di non morire. Sarà dura comunque. Vai, per non ti impappinare, lo so che da un'ora e passa che stai andando, perché mi ricordo lo scorso episodio è durato 55 minuti. Ma ce la puoi fare, così come questa sedia non crolla, perché io sono un... c'era come una piuma per... No, scricchio, scricchio e basta. È solo scricchiolata la mia sedia, ma è comodissima. Oh, sì che ci siamo. Da che parte è il mio ristorante? Ok, quindi non caghiamo le casse come ho fatto prima, perché intanto abbiamo preso già la giamma di completamento qua dentro. Questi sembrano dei gremlin. Vediamo, guardate quante casse sono queste. Quante nitro sono state quelle. Quelle che abbiamo appena fatto saltare in aria. Quante sarà stata? Una ventina. Niente. E la porro stolito. Ah no, 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 qui serve la TNT giusto. A TNT! Ok, sono riuscito a salvare all'ultimo. Ok, stiamo arrivando alla fine del segmento di Godain. Questo è niente, profumo di casa.
faccio così, le. E questo sarà almeno una ventina di litio, ma minimo. Quando è il grosso delle casse questo livello di litio. Siete filmato. Ecco, prima ragazzi ho perso 100 ore e per fare solo sto pezzo qui. Beh, adesso direi che eviteremo tutte i cani, non cagherò nessuna, più nessuna di tutte le casse. Sarà un dolore per la mia sbandiera di completezza, ma si sa anche che in questo pezzo, nello scorso episodio, ho screato e che ho fatto almeno queste casse le spacco perché sì. Ecco, queste le spacco perché comunque mi stanno davanti, quindi se sto ferma devo comunque saltarle, non posso stare ferma. Guarda, che una volta che ho premuto il pulsante covacciati e lo mollo, se comunque non è finito il segmento che bisogna stare covacciato, cresce e sta covacciato, poi non appena finisce il pezzo, rifacciamo. Io ho 100 anni per prendere quella cassa lì, ragazzi, ecco perché so. Ok, eccoci qua l'ultimo pezzo. Freno? Non c'è il freno, no, non c'è il freno perché siamo sull'acqua. Come vuoi frenare sull'acqua? Ma perché? Bug dell'elo. Attenzione all'ultimo pezzo, oh. Eccoci qua, e come al solito anche senza cagare completamente arrivo a più di metà delle casse. Oh, finalmente ho preso qua. Oh, la quinta gemma. Quindi ragazzi, il video di oggi direi che si posso concludere qui. La prossima volta spero di arrivare al boss, che per l'appunto è il dottor Neocortex. Qualcuno dia, sicuramente se qualcuno si sa chiesto, ma com'è che Cortex si è fatto adesso? È un po' troppo presto, no? Oddio, cosa premo? Vedrete ragazzi cosa succederà, vedrete cosa succederà ragazzi, vedrete, capirete perché Cortex è così preso, è già qui da affrontare. Intanto siamo al 21% di completamento. Se vi sono piaciuto la cosa, lasciate mi piace, ricordatevi di iscrivervi, ragazzi, se continuo a seguire il video. E noi ci vediamo alla prossima. Comincio a pensare che per il completamento bisogna fare anche la prova tempo almeno una volta. Va bene. Sopporterò. No, non tornare in questo mondo di merda! Vabbè, poi sono tutte. Ok, non è bella marca paura. Ok, sì. Andiamo qua. Ecco. Ripartiamo da qui la prossima volta.